hanno bocciato così perché io sei gay. Mi hanno insultato usando quella parola brutta che non so se posso dire, vabbè, FRO. Allora gli ho detto, invece che insultarmi, perché non vi mettete la mascherina? Che erano tre senza mascherina. Mi sono fatto un po' valere e si è girato un ragazzo e mi ha dato un dritto proprio in faccia. Lei l'ha saputo? L'ha saputo. Ma come ha fatto a saperlo? Lui l'ha detto. Lui l'ha detto a lei? Certo. Ha detto che lui vi aveva dato un pugno in faccia. Lui si è dato un pugno in faccia da solo? Per dire che... ha fatto finta che era un attacco omofobo. Per fare fama. Parlare. Con quei messaggi tu hai capito che Icon Eyes si è dato un pugno da solo? Certo. Barbara, sì. Come ha fatto quell'occhio nero? Magari un trucco. Barbara, guarda, tu lo sai? Questa, io lo so, purtroppo avrei voluto non saperlo. Si è tirato un surgelato, si è tirato un surgelato addosso. Addosso per inscenare un attacco omofobo in cui tutti i giorni avvengono in tutta Italia. Io ho letto i messaggi fra Soleil e Icon Eyes e sono assolutamente inequivocabili. Per cui uso la parola se, perché continuo a essere una persona, diciamo, generosa. E se per caso Icon Eyes, se avesse inventato un'aggressione omofoba, dovrebbe solo e unicamente vergognarsi. E con questo il signor Marco Icon Eyes con noi ha chiuso per sempre. Ieri sono state dette delle cose molto brutte e a parer mio in televisione, questa non è televisione ragazzi, e questa non è televisione, è davvero uno schifo. La cosa che mi ha dato, che mi ha fatto molto male è stato anche essere venduto da parte di una mia amica, perché sono stato venduto, ha venduto uno dei suoi migliori amici in televisione. Ci tenevo anche a chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso.